Buonasera a tutti cari concittadini. Stasera parleremo dell'assessore Anna Brianti. Io non la conoscevo, questa assessore la conoscevo perché conduceva una trasmissione Medicina in diretta su Reggio TV, quindi conoscevo il suo volto, non la conoscevo, l'ho conosciuta meglio ora che fa l'assessore. Oggi in un'intervista fatta proprio in una televisione importante di Reggio Calabria, la più importante Reggio TV, ha dato i numeri. Perché probabilmente ancora non ha capito che cosa sta facendo, perché mi hanno anche detto che si è candidata alle comunali, non lo sapevo neanche, nel PD e ha preso pochi voti. Comunque l'hanno nominata Falco Madà, non so per quale motivo, non so neanche che lavoro, non so che lavoro fa l'assessore Brianti, non mi interessa, magari vedrò il curriculum per capire che cosa ha fatto nella vita questa signora per aver meritato questo, se no quello di aver fatto Medicina in diretta, che è un'importantissima trasmissione ideata dal grande Edoardo Lamberti Castronovo, che ha fatto la storia e sta facendo la storia di Reggio Calabria. E questa è l'unica nota di merito, diciamo, che do a questo assessore. Infatti, io avevo dato, vi dico la verità, molto credito perché l'ho vista nelle prime battute molto moderata, molto pacata, anche molto umile. Oggi invece, ovviamente, non è abituata alla pressione politica. È dilettante allo sbaraglio. Falco Madà ha messo una serie di assessori dilettanti allo sbaraglio, che non vi dico e non vi conto, che io immagino come possano fare questi soggetti che non hanno un minimo di esperienza a entrare nei meandri degli assessorati, dove ovviamente ci vuole una grande esperienza anche politica per poter governare i processi in una città difficilissima. Allora, oggi Anna Briante, aspettiamo qualche secondo, che non, ripeto, non regge la pressione politica perché non è abituata, non ha mai fatto politica, ha dato i numeri delegittimando un organo istituzionale, facendo una cosa gravissima, che è la Commissione Controllo e Garanzia, che io presiedo, ma che è l'unico ruolo, diciamo, che ha l'opposizione per controllare tutti gli atti amministrativi e tutte le cose che fa il Comune. Quindi, volendo delegittimare me, ha delegittimato invece tutta la commissione. Io ringrazio di vero cuore tutti i consiglieri comunali del centrodestra che hanno voluto firmare un comunicato insieme a me, ovviamente, per diciamo, stigmatizzare questa presa di posizione gravissima dal punto di vista istituzionale, dove entreremo nel merito, di questa assessore che è una presentatrice della trasmissione Medicina in diretta, e che è arrivata al Comune di Reggio Calabria. Bene, ora entreremo nel merito di questa. Io sono costretto a fare questa diretta urgente e vi farò sentire questa intervista abominevole. Ok? Sottolineo abominevole, perché la signora Briante, volendo lanciare la palla fuori dal campo, si è abituata, perché ovviamente con Falco Madà, che ha per 10 anni lanciato le palle fuori dal campo perché non ha mai voluto parlare in verità ai cittadini, ha il miglior ufficio stampa d'Europa, forse del mondo, perché ormai la sua attività è fare comunicati stampa che, diciamo, che trasformano la verità in menzogna. Se ci fosse il reato di bugia, di menzogna, tutti questi andrebbero all'ergastolo, sarebbero in carcere per tutta la vita, per le bugie. Le dicono perché? Perché non gli interessa niente, sanno che la gente non ha il tempo di verificare le cose, capite? C'è una tecnica particolare. Voi immaginate, per esempio, ieri, no? È anche uno dei pochi che io stimo, sempre meno, devo dire la verità. Se voi vedete la trasmissione di City Now ieri, quando il consigliere comunale Versaci, il consigliere comunale, quello che era in azione, Versace, scusate, mentre Carmelo Versace, mentre parlavamo e io gli facevo alcune domande sulla famosa delibera di Ferragosto, lui ha cominciato a lanciare la palla fuori dal campo e voleva parlare del bilancio del centrodestra. Voi dovete rivedere quella trasmissione per capire le tecniche. Lui è molto bravo anche a parlare e ha cercato di depistare la verità. Addirittura, mentre era preso in trance agonistica, che stava dicendo una serie di sciocchezze, a un certo punto dice, parlavamo sempre di questa delibera, ve lo sto raccontando questo episodio per aspettare che si collegano i cittadini, ma per farvi capire com'è l'andazzo, no? Loro dicono: intanto io lancio la bugia, poi
poi vai a correggere il tiro. Cioè, chi è che va a dire ai cittadini che quella è una bugia? Ci vuole qualcuno che lo vada a dire. Nei tempi televisivi non c'è il tempo di poter ribattere, perché giustamente hanno dei tempi. Io faccio queste dirette e ringrazio il Signore di avermi dato questa, diciamo, intuizione per poter parlare direttamente ai cittadini. Siete in migliaia, migliaia e migliaia di persone che ascoltate. Invito a Versace Carmelo di farsi pure lui le dirette, così può parlare pure lui e vediamo se lo ascoltano i cittadini, e così può dire anche lui le sue verità. Sapete che ha fatto questo Versace? Parlando della delibera, dopo che io mi sono portato la delibera in trasmissione, ho parlato 2-3 minuti facendo vedere la delibera, parla lui della delibera e dice: ma Massimo Rivevi non ha visto i pareri positivi dei dirigenti, se era un altro avrebbe portato la delibera, invece nasconde la delibera, mentre io l'avevo praticamente mostrata qualche secondo prima. Esempio, questo è un esempio di un grande, diciamo, di uno che sa parlare, sa dire quattro parole una dietro l'altra, Carmelo, e che ovviamente, avendo preso la stessa tecnica di Falcomata, stanno cercando tutto il gruppettino di depistare la verità. Ora, la questione scuola è una questione importantissima. Io invito infatti tutti coloro che mi state scrivendo, genitori, alunni, professori, dirigenti scolastici, che sono disperati, mentre questa signora, ora ve la faccio sentire, dice che è tutto a posto e noi diciamo che non è niente a posto. Cioè, lei è venuta in commissione e ha rispettato quella che è la linea sua, è venuta in commissione, ci ha fatto vedere gli atti, eccoli qua, fino a qua nulla osta. La dirigente ha fatto la sua relazione, lei anche ha fatto la sua relazione e ha detto di stare tranquilli che è tutto a posto. Io e tutto il centrodestra, eppure Angela Marciano, Pazzano non c'era, siamo convinti che questo non sia vero. Cioè, noi crediamo che la Briante, al pari di Falcomatà, al pari del sindaco che ha detto più bugie di tutta la storia, oltre che è stato devastante, abbia detto cose non vere. Cioè, è vero che si stanno cercando di muovere all'ultimo secondo per cercare di risolvere i problemi. Questo è assolutamente vero, ma non è vero che hanno risolto la situazione. Assolutamente, hanno deciso alcuni spostamenti che sono mal visti da molti professori, alunni e dirigenti. Alcuni parlano, altri non parlano. Di qualche minuto fa la lettera, ora la faccio vedere, della dirigente del Melissari, non mi ricordo ora come si chiama, la faccio vedere, che ha scritto al sindaco che non accetta diciamo, l'ordine dell'assessorato e vuole cambiare quell'ordine, rispettando, diciamo, il territorio. La scuola deve stare più o meno nel territorio dove è nata. Allora, l'assessore Briante, siccome lei ha... Allora, qual è il punto dell'assessore? Dice: io ho detto che va tutto bene. Rivevi nel suo comunicato ha detto che non va bene, quindi Rivevi ha detto bugie. Cioè, a questa signora che presenta la trasmissione Medicina in diretta, qualcuno del centro-sinistra dovrebbe dire a questa presentatrice, ripeto, non so che lavoro fa, non lo so, che non vale quello che dice lei. Lei ha detto la sua versione legittimamente. Ma tutta l'altra parte del Consiglio Comunale non è d'accordo con lei, perché noi riteniamo che gli spostamenti che hanno fatto e tutti gli spostamenti che ancora devono fare non sono la risoluzione del problema, hanno creato un'altra miriade di problemi alle famiglie, ai professori, ai dirigenti, alla stabilità delle famiglie, perché fanno sempre solo le cose all'ultimo secondo. Quindi che ha fatto la Briante? Siccome dice: io ho detto una cosa e Rivevi ne ha riportato un'altra, allora qua Rivevi ha detto bugie, perché non ha detto quello che ho detto io. Cioè, vi state rendendo conto a che livello siamo? Io capisco che questa signora ha presentato trasmissioni importanti tutta la vita e quindi non ha idea di quello che significa la politica. Ma qualcuno gli spieghi gentilmente che non vale quello che dice lei. Lei dice quello che vuole e noi diciamo quello che vediamo. Quindi non è perché usciamo dalla commissione, che peraltro io ho sponsorizzato, perché io ho voluto che sia più pubblica possibile, perché le commissioni sono pubbliche, perché io voglio, e lo ribadisco sempre, ci deve essere la partecipazione dei cittadini, così gli imbroglioni, quando dicono imbrogli, li vengono sentiti non soltanto dai consiglieri comunali, ma dai cittadini, dai sindacalisti, sono intervenuti i sindacalisti, sono collegati i cittadini, sono venuti altri cittadini. E secondo voi,
Perché io spero e faccio di tutto per fare venire più cittadini possibili? Perché ho capito come funziona il sistema dell'imbroglio e vogliono che quello che sentiamo noi lo sentano pure loro. Così quando le cose vanno purtroppo come devono andare, qualcuno dirà: questo assessore ha detto bugie addirittura in commissione, dove c'è una registrazione e dove ci sono tutta una serie di persone che ascoltano. Quindi capite a che livello siamo? Cioè Falco Madà ha preso dei dilettanti allo sbaraglio. Uno l'ha preso allo studio professionale, l'altro l'ha preso alla trasmissione televisiva, l'altro l'ha presa che ha preso 100 voti nel PD, quell'altro non sa manco dove è l'assessorato. Questi giustamente, questa signora è una brava signora, sa parlare, sa dire quattro parole, ma non ha idea di quello che è la politica, che è contrapposizione delle posizioni. Lei dice: io ho detto che le cose vanno bene. Ripeto, avrebbe dovuto dire che le cose vanno bene, perché invece ha detto che le cose non vanno bene. Io ho sentito quello che ha detto l'assessore. Per me non vanno assolutamente bene, va tutto male, perché siete stati al solito ritardatari, inconcludenti. Avete detto di fare alcune cose e non avete fatto niente. Siete stati come sempre vergognosi. Giustamente sta signora si trova a gestire questa situazione e comincia a sparare fesserie. Ora vi voglio fare vedere l'intervista, così voi vi rendete conto del livello in cui si trova la città di Reggio Calabria, perché ora questo è il punto, qua siamo al livello dell'ABC della politica. Allora, Anna Briante, questa è la posizione dell'amministrazione comunale. Ascoltate bene quello che dice Anna Briante. Vicenda della riorganizzazione delle scuole regine causata dall'inagibilità di 9 plessi scolastici, l'assessore alla pubblica istruzione Anna Briante non ci sta e rispedisce le accuse al mittente. Dopo la riunione della commissione controllo e garanzia, che l'aveva vista rispondere ai quesiti posti dal presidente Massimo Ripepi e dal consigliere Armando Neri. Ieri la commissione controllo e garanzia ha udito me, l'assessore Costantino e la dirigente del settore 11 su quello che è stato l'iter che ha portato alla chiusura dei istituti scolastici che ben conosciamo. Una commissione aperta ai giornalisti, aperta ai cittadini e ai genitori che hanno partecipato, nel corso della quale abbiamo prodotto gli atti. Volevo ricordare alla signora Briante che i cittadini e tutti quanti, che possono venire sempre e comunque in tutte le commissioni, ma non, le commissioni non sono neanche pubblicizzate dall'ufficio stampa, perché viene tutto tenuto nascosto, le ho pubblicizzate io. Quindi io ho pubblicizzato le commissioni, diteglielo a Briante, chi la conosce e chi la vede. Quindi io ho voluto che ci sia più gente possibile per ascoltare le cose che avete detto, ritenendole già in maniera, diciamo, preventiva delle sciocchezze, perché sono abituato, è 20 anni, 17-18 anni che faccio il consigliere comunale, Anna Briante, mentre lei faceva la trasmissione, io facevo il consigliere comunale, un po' più di esperienza ce l'ho e so come funzionano le cose. I 10 anni del suo sindaco, che è anche il mio sindaco, perché è della mia città, sono 6-10 anni di bugie. Ve l'ho detto, se c'è il reato di bugie e di menzogna, Falco Madà avrebbe avuto l'ergastolo, avrebbe avuto 7 ergastoli. Quindi io l'ho voluta pubblica la riunione, proprio perché voglio che le cose le sentano più persone possibili. Al contrario di quello che fate voi, che fate le cose nascoste e fate parlare gli uffici stampa per obbrubilare i cittadini. Andiamo avanti. A supporto della nostra attività e abbiamo risposto alle domande dei consiglieri comunali che ci sono state rivolte e quindi abbiamo narrato una situazione abbastanza tranquilla nell'ambito della quale stiamo ultimando il completamento dei trasferimenti. Quindi loro, lei ha narrato una situazione abbastanza tranquilla e siccome Anna Brianti, ex presentatrice o futura presentatrice di Medicina in Diretta, ha narrato che sta tutto a posto e parlo tranquilli, tutto a posto, noi dovevamo dire che aveva ragione, che tutto a posto, perché l'ha detto lei. Siccome non l'abbiamo detto, io ho fatto un comunicato, lei ha detto, ho detto bugie. Vi rendete conto in che condizioni siamo a Reggio Calabria? Dico, cari concittadini, vi rendete conto che soggetti abbiamo messo? Questa sarà sicuramente una brava persona. Non si può dire, io ho avuto la percezione che è una brava persona, ma che purtroppo messa nel lagone politico, quando vede le cose, non potendo, non avendo l'esperienza per poterle gestire, secondo il suo Dio, io e tutto il centrodestra, siccome lei ha detto che è tutto a posto e dobbiamo stare tranquilli, noi dobbiamo stare tranquilli che è tutto a posto, che l'ha detto Anna Briante. Come se non abbiamo vissuto 10 anni dove Falco Madà ci ha detto che è tutto a posto di non preoccuparci
e la città è praticamente rasa al suolo, perché a noi ci arrivano le segnalazioni, a tutti i consiglieri di opposizione arrivano le segnalazioni di quelli che non vogliono farsi scoprire dall'amministrazione perché magari hanno timore. Cioè, poi l'assessore sa che non sono d'accordo, il dirigente, a noi ci scrivono, infatti già cominciano pure a scrivere sulla stampa. Ora vi faccio vedere la lettera della dirigente. Quindi avete capito che ha fatto questa signora? Dice: siccome io ho detto una cosa e poi Ripepi ne ha riportato un'altra sui giornali, Ripepi ha detto bugie, la commissione contro le garanzie non va bene perché Ripepi dice bugie. Questo è il livello politico istituzionale della città di Reggio Calabria. Ringraziamo in maniera forte e convinta il nostro sindaco Falco Madà, che ha messo dilettanti allo sbaraglio negli assessorati. Questa è una brava signora, è una brava presentatrice, ma che cosa può fare? Più che fare qualche cosetta e rassicurare in maniera, diciamo, impropria i cittadini facendo queste interviste e dicendo sciocchezze. Perché lei dice: io mi sto impegnando, sto telefonando, sto facendo, abbiamo già la disponibilità. Sì, di alcune cose è la disponibilità, ma le cose non vanno bene, perché voi potevate fare cose che non avete voluto fare. Ora le dirò quali sono le cose che potevate fare e non avete voluto fare. Ora lo so per dire. Andiamo avanti, sentite quello che dice. Ora mi fa l'attacco personale a me, no? Qualcuno gli ha spiegato come si fa, o lo sapeva pure lei, che mi hanno detto che pure è giornalista, e ora fa l'attacco personale. Guardate che bella. Dei plessi chiusi in altre sedi. Sono sedi comode, vicine, e laddove occorrerà... Comode e vicine, lo dice lei, comode e vicine. Lei dice, sono sedi comode e vicine. Chi lo dice? Anna Briante. Quindi, secondo il suo Dio, tutte le giocalabri, i consiglieri di opposizione, siccome lei ha detto che è tutto a posto, che è tutto comodo, che non ci sono problemi, chiunque dica l'opposto a quello che dice lei, dice bugie. Vi rendete conto o non vi rendete conto in che mani siamo? Vi prego, cari concittadini, scrivetemi nei commenti quello che ne pensate. Vi prego, me lo dovete dire quello che ne pensate. Cioè lei contesta, dice: io ho detto una cosa, voi ne pensate un'altra, siccome non pensate quello che ho detto io, siete degli imbroglioni. E il presidente della commissione controllo e garanzia, che dovrebbe controllare, dovrebbe essere in garanzia, fa campagna elettorale, vedete le schifezze che dice fra poco, cose inenarrabili, inenarrabili. Si dovrebbe vergognare questa presentatrice della trasmissione e assessore oggi al Comune di Reggio Calabria, purtroppo, dico io, perché qua mancano le basi, qua non è un errore, tutti sbagliamo, tutti facciamo errori, cari concittadini. Questo è un errore proprio nei fondamentali della politica. E io ripeto, ringrazio tutto il centrodestra che ha voluto firmare insieme a me un comunicato importantissimo, uscirà su tutti i giornali fra poco, per dire queste cose. Quindi non è Massimo Ripepi che si fa la campagna elettorale e usa la commissione contro le garanzie. La commissione contro le garanzie è un organo importantissimo che non è di Massimo Ripepi, è di tutta la città, e soprattutto partecipano tutti i consiglieri comunali di centrodestra e di centrosinistra. È un organo di controllo per rendere trasparente, dove il sindaco non viene perché deve andare in palestra o deve andare a fare qualche manifestazione, fare qualche inaugurazione, ma non viene nella parte, nell'assise più importante del comune. Capite perché siamo combinati in questo modo, cari concittadini? Andiamo avanti, guardate un poco, allacciatevi le cinture di sicurezza gentilmente. A fare qualche chilometro in più assicureremo il trasporto pubblico gratuito con i bus dell'ATAM. Ovviamente spiace aver ascoltato le dichiarazioni del consigliere Ripepi, il presidente di questa commissione, ieri proprio a chiusura della commissione, delle dichiarazioni assolutamente false. Avete capito? Quindi spiace, perché lei reputa falso ciò che è il contrario di quello che ha detto lei. Vi rendete conto o non vi rendete conto? Cioè, per la signora Briante è falso ciò che non è quello che lei pensa e quello che lei dice e quello che lei fa. Dice: io vi ho detto che è tutto a posto, ci dovete credere che è tutto a posto. Vi rendete conto? Quindi Ripepi non ci ha creduto, non ci ha creduto tutto il centrodestra, non ci ha creduto Angela Marcianò, non ci hanno creduto i sindacalisti di un sindacato nazionale, non ci credono i presidi, non ci credono molti dei professori, non ci crede nessuno, e tutti voi siete bugiardi come me, perché dovete credere a quello che dice Anna Brianti, perché l'ha detto lei. È chiaro? Dico, vi siete resi conto di quello di cui stiamo parlando o non vi siete resi conto? Cioè, questa signora con questo volto dolce sta sparando una tale sciocchezza
una tale sciocchezza che è difficile pure commentare. Quindi tutti voi che sarete scontenti, che avrete disagi, che non siete d'accordo con Anna Briante, siete degli imbroglioni. Quindi io sono imbroglione, non posso fare il presidente della commissione di controllo e garanzia. Allora vediamo la frecciata velenosa che lancia in televisione, giusto? Voi, se vi ribellate o dite che non va bene, siete come me, anche se non siete presidente della commissione di controllo e garanzia. Ok, andiamo. Delle falsità che hanno riguardato proprio sia le cose che abbiamo detto che gli atti che abbiamo prodotto. Io capisco che... Quindi la falsità rispetto agli atti che abbiamo prodotto e alle cose che abbiamo detto. Ripeto. Dice, io ho detto che è tutto a posto. Tutti i trasferimenti sono a posto. Gli atti ve li ho portati e negli atti che ci hanno portato c'è pure scritto, ora ve lo leggo, lo ha detto prima di me il consigliere Neri, Armando Neri, che ha letto prima di me gli atti perché ha fatto l'accesso agli atti, è tutto registrato quello che abbiamo detto, ha fatto vedere quest'atto, è vero che abbiamo controllato, e sapete che abbiamo scoperto, che ha scoperto Armando, che poi ce l'ha detto a noi, che a un certo punto, a luglio, il 17 a giugno, scusate, del 2024, il RUP, responsabile unico del procedimento del progetto, che fa? Scrive all'assessore e dice... Attenzione, vedete che siamo alla fase 2, ci vuole la fase 4 per finire il problema, già dalla fase 2 ci sono molti istituti che saranno chiusi, e dice, c'è scritto, è scritto pure in neretto qua, vedete? Per essere attenzionate da diversi organi preposti al fine di prendere decisioni non prorogabili in merito all'opportunità di continuare a utilizzare i plessi con le criticità riscontrate, cioè già stava dicendo a giugno che probabilmente questi plessi sarebbero stati chiusi. Che fanno gli dilettanti allo sbaraglio l'armata Brancaleoni, di cui il capo di questo settore dell'armata è Anna Briante, assessore all'istruzione, non fanno praticamente nulla. I presi hanno saputo le cose dopo che il sindacalista veronese della UIL ha fatto il primo articolo, hanno mandato la lettera subito dopo. Perché l'hanno fatto dopo? Perché dice, se lo facciamo prima c'è troppo casino, si possono organizzare nel dirci che non va bene. Se glielo diciamo, questa è la mia opinione, non è la verità, è quello che penso io, non è chi non pensa come un imbroglione, come pensa la Briante. Io credo che l'abbiano fatto strategicamente per non rendere, per non farli organizzare e fare, creare allarme. Dice, se glielo diciamo qualche giorno prima di entrare, non si possono praticamente organizzare e li mettiamo, li distribuiamo dove vogliamo. Questo secondo me è il problema, ok? Quindi che dice la Briante? Guardate che botta che mi mena. Guardate qua la cattiveria che c'è in questa dichiarazione. Ovviamente il consigliere di Pepi debba fare campagna elettorale. Io devo fare campagna elettorale. Briante, io devo fare campagna, cioè perché ti faccio le domande, perché tu mi rispondi come vuoi, perché io non ci credo a quello che dici, perché penso che stai dicendo sciocchezza, lo pensa quasi tutta la città che praticamente che è interessata a questa cosa e io non lo posso dire perché mi faccio la campagna elettorale. Ma chi te l'ha detta queste cose? Ma chi te l'ha detta queste cose? Come ti permette a dire queste cose? Lo ha fatto in maniera scientifica, in maniera proditoria, per sminuire la commissione. E io ripeto, ancora una volta, lo rifaccio di nuovo, perché non posso non ringraziarli. Ringrazio tutti i consiglieri del centro-destra che senza muovere ciglio, perché pensano esattamente quello che penso io e che pensano esattamente noi, quello che pensano tutti quelli che sono stati interessati a questa cosa, che avranno problemi e disagi enormi, a voglia che dice. Queste cose, cara Anna Brianti, te le ricorderò tutta la vita. Forse non hai capito quello che hai detto. Tu forse non hai capito quello che hai detto. Te lo ricorderò io, lo ricorderò a tutti i cittadini che avranno disagi, le sciocchezze che hai detto e le rassicurazioni inutili e false, queste sì, che tu hai prodotto. Perché per me queste rassicurazioni sono totalmente prive di ogni fondamento. Non che io dico bugie. Secondo me tu puoi dire a me che io dico bugie. Certo che lo puoi dire. Puoi dire io non sono d'accordo. Io non dico che tu dici bugie. Io dico che tu stai dicendo una cosa che non è coincidente con la realtà. Cioè ti stai inventando una tranquillità che non esiste in mezzo alla gente, in mezzo ai dirigenti, ai professori, agli alunni e ai genitori. E ti scagli contro di me in televisione dove ti sentono migliaia di persone. Domani chiederò la replica a Reggio TV su questa cosa personale, per questo attacco personale che tu hai fatto. Dopodiché farò tutto quello che posso fare per difendere la verità e ti comunico prima del tempo, perché se questo è il risultato del lavoro che abbiamo fatto, io sono contentissimo.
E ti posso assicurare che se noi dobbiamo controllare tutto il comune, ma ti posso assicurare che questa questione delle scuole, io e tutti i consiglieri comunali che lo vorranno insieme a me, voi sarete quelli maggiormente controllati, perché se avete avuto una reazione così dovete essere maggiormente controllati, perché vuol dire che c'è molto di più che non va rispetto a quello che noi stessi possiamo immaginare. Debba raccogliere consenso, però quantomeno che abbia rispetto dell'attività, del lavoro e di quello che è stato dichiarato in commissione. Ora tenetevi stretti, che qua arriva la botta finale di un veleno che solo una così poteva sparare. Guardate il veleno che spara ora. Allora tira la botta finale. Qua si vede che è comunque una presentatrice in televisione e quindi capisce di comunicazione. Quindi non c'è nessuna emergenza, nessuna, diciamo, scena di panico tra... Avete capito? Non c'è nessuna emergenza, nessuna scena di panico. State tranquilli che l'ha detto Anna Briante, presentatrice della trasmissione importantissima. Una delle invenzioni più grandi che ha fatto il dottore Lamberti, che sono un servizio veramente reso alla città sulla salute dei cittadini, lo dice lei, che l'ha presentata un sacco di anni, e da quel punto di vista io la stimo. Lei ha detto di stare tranquilli che è tutto a posto. E guardate che dice poi. Ai genitori, i docenti e quant'altri coinvolti in queste operazioni, noi siamo tranquilli, assicureremo le soluzioni migliori, sempre permettendo la Commissione Controllo e Garanzia. Già questo nome dovrebbe dare sicurezza e garanzia al Consiglio Comunale e ai cittadini, ma con questo Presidente immagino che di garanzia ce la possa essere molto poca. Bene, se avete capito, quindi la Commissione Controllo dovrebbe essere la tranquillità, ma con questo Presidente... Massimo Ripepi, l'ha detto Anna Briante, quindi siamo tutti, diciamo, convinti che Anna Briante, quando dice una cosa, nessuno la deve contraddire. Con questo Presidente che dice il contrario di quello che dice lei, perché non è d'accordo con quello che dice lei, non è più una commissione che può garantire la garanzia e il controllo. Chi l'ha detto? La presentatrice televisiva Anna Briante, che ora fa l'assessore alla istruzione ed è indicata da Falconata. Allora, ora il resto delle considerazioni le dovete fare voi. Io vi prometto una cosa, che noi faremo di tutto, perché una cosa giusta l'ha detto questo assessore, eh? Una cosa giusta io gliela devo, diciamo, l'ha detta non nella mia commissione, nell'altra commissione. E mi dispiace molto, perché avevo, come dire, quando l'ho ascoltata la prima volta, e il modo anche come si è rapportato con umiltà, perché una che non capisce niente di politica, non capisce niente di istruzione, si capisce, perché me lo stanno dicendo, che quando la sentono parlare si capisce che non ha totalmente idea di niente, ma è normale perché non ha mai fatto politica neanche in quel settore. Una cosa giusta l'ha detto. Ha detto: dobbiamo tutti, nel rispetto dei ruoli, nell'altra commissione, perché avevano fatto una commissione Peppe Sera e Malara prima della mia, per cercare di diminuire l'effetto della commissione controllo e garanzia, che sono queste tecniche, diciamo, che gli suggerisce l'ufficio stampa. Comunque ha detto una cosa giusta l'assessore Briante. Ha detto: dobbiamo fare di tutti insieme, anche l'opposizione, di tutto per raggiungere l'obiettivo. Ecco, da questo punto di vista, cara Anna Briante, sono d'accordo con te. È vero quello che dici tu, tutti dobbiamo fare il nostro compito. Voi governate e noi dobbiamo controllare. Ma l'obiettivo finale, unico e assoluto, è quello di riuscire a trovare una soluzione migliore rispetto a 10 anni di disamministrazione totale della cosa pubblica. Tu forse non lo sapevi, non hai partecipato attivamente alla vita politica e forse non lo sapevi, il tuo sindaco e il nostro sindaco ci ha distrutti, ci ha rasi al suolo. Purtroppo noi siamo, come dire, abbiamo le ferite di questa distruzione, di questa devastazione. E devi capire noi e devi capire anche i cittadini, cara Briante. Però una cosa giusta detta, lo dobbiamo fare insieme. È vero, ognuno nel rispetto dei compiti. Tu devi rispettare il compito degli altri come non rispettiamo il tuo. Io non ho detto che tu sei una bugiarda, ho detto che quello che hai detto secondo me non è vero. Ok? Tu ti assumi la responsabilità, io mi assumo la responsabilità. Il mio compito è controllare e stimolare voi a fare le cose per bene, perché non l'avete mai fatte, spero che questa volta sia la prima che le facciate per bene. Se il problema si risolve nel migliore dei modi, io sono contentissimo. Intanto a Catona non sappiamo ancora dove mandare i ragazzi, avete fatto il sopralluogo al Ciapi e mi hanno detto che c'è una devastazione pure là, che per aggiustarlo e sistemarlo non so quanto ci vuole. Ti ho detto e te lo ripeto, Briante, vedete di verificare la vigilanza nelle scuole, perché ora che sanno che ci sono computer là dentro andranno a rubarli, cercate di mettere qualcuno là a vigilare, perché altrimenti perdiamo al danno la beffa, che non sanno manco quello che devono trasferire nelle altre scuole. Catona è totalmente nel caos, ma anche gli altri posti sono totalmente nel caos.
perché a te ti dicono che è tutto a posto, Briante, ma non è tutto a posto, perché a noi ci dicono la verità, che ci sono disagi enormi, e i cittadini e le mamme che sono venute in commissione, come tu ricordi bene, ti hanno detto esattamente questo. Quindi è vero che dobbiamo collaborare tutti, ma non che quello che dici tu sia diverso da quello che diciamo noi. Tu hai relazionato, avete portato gli atti, e questo è vero, hai detto la tua e noi abbiamo detto la nostra. Tu hai detto che è tutto a posto, noi abbiamo detto che niente è a posto, ok? E quindi solo perché io ho detto che non è tutto a posto, io sono un cattivo presidente che non garantisco la trasparenza e la legalità nella commissione contro le garanzie. Solo perché l'hai detto in questo modo, cara assessore Anna Briante, ti dovresti vergognare. Ecco, io ti lascio con questo pensiero. Ti dovresti vergognare della schifezza che hai detto. Perché la schifezza che hai detto non è contro Massimo Ripepi. La schifezza che hai detto è contro l'istituzione della commissione contro le garanzie. Perché, ripeto, come me la penso tutta la minoranza, la pensano i sindacati, una parte dei sindacati, la pensano tantissimi concittadini, tantissimi professori, tantissimi alunni, tantissimi dirigenti, chiaro? Devi avere il rispetto di tutti, cara Briante. Ok? Beh, ok, spero che tu possa cambiare, che possa diventare un bravo assessore, e spero che presto tu possa tornare alla trasmissione. Ecco, questa è la mia speranza, che tu, dopo aver fatto bene, possa tornare nel luogo che ti ha fatto grande, perché il dottore Lamberti ha fatto una trasmissione meravigliosa. Un servizio pubblico di informazione sulla sanità meraviglioso. Ecco, io spero che tu possa tornare presto là per fare il tuo lavoro bene, con la pace di tutti. Nel frattempo che sei assessora e assessore, cerca di fare le cose per bene e di rispettare le opinioni degli altri, ok? Io ho sempre garantito la trasparenza e la legalità su tutte le cose che ho fatto, e se faccio tutta questa pubblicità per invitare tutti i cittadini a venire, proprio perché voglio che tutti possano ascoltare me, possano ascoltare te, possano ascoltare tutti, perché se l'amministrazione non diventa veramente trasparente, non andiamo da nessuna parte. Arrivederci, cari concittadini.